Caminetti di blu vestito, lo sfondo fa un bel contrasto. La Rari esce da un contrasto duro, però mi dicevi ha aiutato a crescere sia la squadra che te, quello con Brescia. Ma sicuramente sono partite che ci fanno capire il livello dove vorremmo arrivare, che non è semplice, ci vuole tempo, anni, lavoro e qualità. Loro hanno giocato veramente bene, rinnovo i complimenti al Brescia. Abbiamo difeso male, 21 gol sono troppi, e domani invece affrontiamo Bologna con la dignità di cancellare il risultato di sabato scorso. Senti, Bologna a detta di tutti è una squadra che può essere una vostra competitor. Tu temi questa partita non tanto per il rilassamento, perché conoscendo il tuo lavoro e per come lavorate, per come siete, anche una sorta, come hai detto te, di riscatto, anche se credo che Brescia sia una squadra inarrivabile. No, allora, secondo me Bologna ha qualcosa più di noi, quantomeno è 3 anni che ormai sono in A1 e l'anno scorso si sono qualificati per l'Europa. È una squadra costruita con altri obiettivi rispetto alla nostra, e è una squadra costruita per solidificare il piazzamento lo scorso anno, e ha degli elementi ex nazionali di un certo, ragazzi e uomini che hanno giocato a livello molto molto alto. Dovremmo essere bravi a limitare loro e fare la nostra prestazione. Senti, hai visto la partita di Bologna con Ortigia? Non Sì, ho visto. te lo so che l'hai vista. L'ho visto che c'è sempre un po' di, come si può dire, politicamente corretto, un po' di A problematiche. te politicamente corretto è un ossimoro. Ci provo, ogni tanto ci provo, perché sennò poi tutti vogliono la verità, però poi la verità non la sanno gestire. C'è ancora un po' di, diciamo, incongruenza nel modo di arbitrare, non è una questione. Senti, arriveremo mai un giorno quando magari tu starai allenando una squadra su e io ti guarderò su, che si arriverà a una uniformità di arbitraggio? Lo spero, ma lo spero per la pallanuoto in generale, per tutti, per questo sport meraviglioso. Diciamo che spero di non guardarlo, che sono troppo in su, ecco, mettiamola così. Senti Luca, ti sei anche un appassionato di tanti sport, tu sai, ieri la Fiorentina ha giocato con l'Apoli, c'è stata un'ampia rotazione di giocatori, hanno giocato tutti quelli che non avevano giocato. Cosa vuol dire giocare il giovedì e la domenica? E poi devi fare anche gruppo, secondo me far giocare sempre la stessa squadra vuol dire escludere qualcuno, se il gruppo ci deve essere devono giocare tutti. Sì, è vero, però boh, io no, sinceramente non ho visto la No, ma questo è il partita. senso No, ti dell'Apoli. dico in senso lato, da allenatore, quando fai le rotazioni, metti in campo ragazzi, uomini, giocatori che giocano meno, ti devono mettere in difficoltà per le scelte future. Se poi vai lì, perdi o che altro, allora è giusto che stai in panchina. Ora avete capito perché Luca Minetti è amico nostro. Luca, in bocca al lupo. No, è politicamente No, corretto, no, mi no, piace, no, ma lo io. conosco. No, no, ma te in due ballette hai detto quello che io politicamente corretto sto dicendo da stamani. Luca, grazie, non ci potrei essere con Grazie Bologna, però aspetto grandi notizie. Grazie Luca Minetti. a voi. Grazie, ciao, grazie.